Poi finanzia anche i russi in maniera tale che poi il risultato sia quello che lui ha voluto già inizialmente. E naturalmente in questo modo ha venduto armi a destra, come si usa dire, e a sinistra, e ha ricavato un grosso guadagno. Un altro aspetto che Hayek sottolinea sempre è che le dittature oggi non arrivano più come una volta con carri armati o filo spinato o esercito. Le dittature arrivano molto lentamente. Come può succedere in un'orchestra? Io sono musicologo e quindi faccio questo esempio. C'è il direttore d'orchestra che sta un po' curvo perché sta organizzando qualcosa che non deve fare, che non dovrebbe fare, contro i propri cittadini, i propri orchestrali, guarda un po' tutti gli spettatori e vede che comunque gli spettatori sono dalla sua parte, perché è lui che sta dirigendo l'orchestra. C'è qualche flauto che si alza e comincia a fare una parte piuttosto strana, incomincia a suonare magari di fane hoch di vaio festgeschossen e sa marschiert mit Blumen in festen Schritt. Questo è il canto delle SS. Nessuno durante il nazismo si poteva rendere conto di che cosa stesse accadendo, perché la radio, che c'era allora, Hitler addirittura fece regalare la radio a tutti quanti, gratis, perché sapeva che in quel modo poteva controllarli, e faceva conferenze, discorsi 24 ore su 24, non c'era possibilità di distaccarsi. Ma credete che oggi sia qualcosa di diverso? In Italia Berlusconi possiede apparentemente 6 televisioni, ma poi ho scoperto che invece tra altre televisioni private ne tiene 43, 150 testate giornalistiche e case editrici. Cioè in pratica ha centrato sulle sue mani, andando contro la Costituzione italiana, il potere di controllare le menti, e lo sta facendo. Ma scagliarsi solo contro Berlusconi sarebbe un errore, perché come abbiamo visto prima e sentito prima, le leggi passano sia da destra sia da sinistra. Io nel sistema ARP vi dirò che la collaborazione per buttare le scie chimiche nel nostro paese sono state firmate da D'Alema. Quindi non è vero questo destra-sinistra, cioè, vuol dire che c'è allora una regia occulta a livello mondiale, compreso il Trattato di Lisbona, compresa l'unità europea, che non è un'unità per rafforzare la nostra autonomia, ma per costringerla in ambiti sempre più stretti, per cui le nostre libertà si ridurranno a zero. Allora, ritornando all'esempio del direttore d'orchestra, che incomincia a vedere che c'è consenso tra il pubblico, e inizia ancora di più nel crescendo fino a fortissimo, e tutti quanti si alzano e applaudono al nuovo dittatore. Ed è quello che sta avvenendo in Italia. Attenzione, cambia una legge qua, cambia una legge di là, distruggi la Costituzione, zittisci la magistratura, zittisci i giornali, guai se parli, e così via. E siamo già, si sono le ronde SS che vanno in giro. E se dai fastidio dal punto di vista ideologico, ti pedinano, trasmettono i tuoi dati a chi di dovere. Ma già nel 2006 c'era un telefono con prefisso 0551 che è Bologna, 051 che è Bologna, dove raccoglievano già allora le informazioni sugli insegnanti che parlavano male di Berlusconi. Ve lo ricordate? Sì, anche nella visita fotografia comunque raccoglieva, schedava, sono state raccolte 157.000 schedature. Sì, qualcosa di più. Sì, cioè, in realtà il sistema è sempre esistito. Sì, ora sì. Abbiamo Berlusconi, ma non dobbiamo pensare che prima non ci fosse, perché non c'era Berlusconi. Non dobbiamo neanche pensare che prima fosse diverso, semplicemente perché c'erano più persone che facevano finta di controllare alcune testate. Ovviamente oggi il pericolo molto grande qual è quello di far passare delle leggi o comunque far accettare delle sentenze come questa della Corte Costituzionale, facendo credere al cittadino che
riguardi solo i terroristi, no? Quindi i diritti umani si possono anche non applicare a loro perché non sono umani, ecco il perché dell'esplosivo nelle montagne, una bestia si mette un esplosivo, no? E infatti quando ci sono stati fatti a Rosarno, io ho visto gente con i cartelli dove c'era scritto parassiti, bestie, no? Proprio, sì, però poi questo era stato fatto anche il nazismo. Prima succedeva, la Fiat ne ha un chiaro esempio, fu uno dei primi dossieraggi, sì, proprio attraverso il servizio di informazione. Era l'amministratore delegato Valletta. Valletta, con l'aiuto del colonnello Rocca, che era, sì, l'ufficiale del SIFAR, questo sì. Ma per farvi un esempio, vi do un esempio molto più importante perché è una cosa che conoscono tutti. Innanzitutto vi faccio ragionare su una cosa: noi abbiamo avuto tanti, negli anni di piombo, tanti movimenti che hanno combattuto contro lo Stato, hanno dichiarato guerra allo Stato, di estrema destra e di estrema sinistra. Il primo movimento di estrema destra, che si chiamava Movimento Armato Rivoluzionario, il MAR di Carlo Fumagalli, che fece gli attentati ai Tralicci, nei volantini di rivendicazione aveva come simbolo, adottato come simbolo, la stella a 5 punte nel cerchio. Pochi anni dopo lo stesso simbolo verrà preso dalla Brigate Rosse, uno dice come, un movimento di estrema sinistra che prende lo stesso simbolo di un movimento di estrema destra. Dice sì, ma il pentalfa dentro il cerchio c'è in tante realtà. Uno dice sì, è vero, però è anche vero che insomma l'aveva già utilizzato il movimento di estrema destra, quindi è curioso, noi quando facciamo cose molto più piccole, come scegliere il logo per una società o per chi ce l'ha, è fortunato dare il nome alla banca, ci pensiamo settimane, se non mesi, no? Quindi, ma qual è la cosa più strana che noi avevamo sotto gli occhi? Che due movimenti di estrema, due movimenti rivoluzionari che avevano deciso di dichiarare guerra allo Stato, hanno scelto come simbolo quello della Repubblica Italiana. Perché il simbolo della Repubblica Italiana è la stella a 5 punti dentro il cerchio. Prendete qualsiasi atto notarile, di procura, qualsiasi, vedete il simbolo della Repubblica Italiana. Ma è possibile che dei movimenti che decidono di dichiarare guerra a uno Stato prendano come simbolo il simbolo dello Stato a cui vogliono dichiarare guerra? Sulle domande sul perché, dicevo prima, a volte alcuni misteri vengono sciolti domandandosi solo perché. Facciamo l'esempio più eclatante di tutti. Il fatto più eclatante, insieme all'attentato al Papa, successo in Italia, è stato la strage di Via Fani e il sequestro dell'onorevole Aldo Moro. Quello che tu hai chiamato il golpe. Quello che non io ho chiamato il golpe. È stato pubblicato in occasione del trentennale dal professor Giuseppe De Luzzis, storico, uno dei massimi esperti di terrorismo italiani, un libro che aveva il titolo Il golpe di Via Fani. Bene, non a caso, ve lo consiglio. Concentriamoci un attimo su Via Fani. Cosa c'è? Perché a volte uno dice, si mette in discussione la verità ufficiale se è complottista. No, perché la verità ufficiale, facendo anche solo un ragionamento logico, qualcosa sfugge. Forse la spiegazione è un'altra, vediamo. Cosa c'è di strano in Via Fani? Ora non vi ripercorro tutto perché sarebbe troppo, quindi vi lascio perdere i colonnelli di Gladio che erano presenti sul posto e tutto. Vengono ritrovati 96 bossoli, sono stati sparati probabilmente molti più colpi. Uccidono tutti gli uomini della scorta e in quella pioggia di colpi sparati con una mitraglietta, quindi non una pistola di precisione, l'onorevole Aldo Moro rimane illeso, è più che un miracolo. L'attentato avviene nel centro di Roma, in via Fani, vicino a Via Fanfari, in un giorno feriale, sulle 9 del mattino. Roma, sapete tutti quanto è caotica, no? Quindi è ovvio che l'azione debba essere condotta in pochissimi minuti, ogni secondo è prezioso. Lo scopo di quell'azione qual è? Prendere l'onorevole Aldo Moro e sequestrarlo. Avviene questo attacco, uno dei terroristi perde tempo per accertarsi che tutti gli uomini della scorta siano morti. Tre di loro sono gravemente feriti e lui dà il colpo di grazia. Perché? L'avevano già preso Moro. Perché dare il colpo di grazia? Cosa deve, non deve dire quell'uomo dei servizi segreti della scorta a una persona che magari si avvicina pochi minuti o pochi secondi per morire? Moro aveva paura, aveva fatto mettere i vetri blindati allo studio e aveva chiesto una macchina blindata, eppure quando avviene l'attacco gli uomini della scorta non hanno le pistole in pugno, hanno una modalità di trasferimento come se Moro non fosse in auto. Perché? Perché la pistola deve essere nel cassettino o addirittura come se c'è un mitra nel bagaglio, non è una modalità di trasferimento quando è un uomo in macchina che devi proteggere, che ha paura perché addirittura